Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo dei contafili. Abbiamo un modello in plastica e due modelli in metallo. La lente contafili, in passato e ancora adesso, viene usata nel settore tessile per misurare in un centimetro di trama il numero di fili. Questa procedura è chiamata riduzione o anche scampionatura. Poi il contafili trova impiego anche nel settore grafico e in questo settore viene chiamato lentino. E poi, essendo una normale lente, può essere utilizzata in tantissime altre situazioni. Viene usata anche nelle scienze naturali, è utilizzata anche per guardare francobolli, per osservare monete e tutte le volte che dobbiamo vedere un oggetto ingrandito. È facile da trasportare, è compatta la lente di ingrandimento, questo contafili, perché si piega ed è facile da trasportare. Adesso vediamo un'altra cosa importante, che riguarda una lente di ingrandimento. In modo controintuitivo, una lente di ingrandimento piccola ingrandisce di più, mentre una lente di ingrandimento di grosso diametro ingrandisce di meno. Questo è dovuto a uno dei principi dell'ottica geometrica e qui vi facciamo proprio vedere come funziona. Questa è la lente media e questa è la lente più piccola. A questo punto si vedono quasi i puntini della stampa. Quindi una lente grossa ingrandisce di meno e una lente piccola ingrandisce di più. Adesso vediamo il contafili con del tessuto. Eccoci qua. Questa è la lente più grande, questa è la lente media, apprezziamo i particolari, e poi vedremo la lente più piccola, quella che ingrandisce di più. Grazie per l'attenzione e ci vediamo nel nostro prossimo video.